Bella a tutti ragazzi, qui Arcibolla e bentornati in un nuovo gameplay di Watch Dogs. Ragazzi, dopo mesi che non gioco a sto gioco, riprendiamo la storia, la campagna e sbrighiamoci a finirlo, ragazzi. Questo gioco proprio in generale, dico. Iniziamo la missione, io non mi ricordo proprio la storia a che punto eravamo arrivati. Che cos'è? Wow. Seguimi e lo scoprirai. Ti ho detto che portavo i ragazzi. Wow. Che cazzo, il sangue è tutto Adesso mi buggato. sentivi? Allora avrei detto che portavo le ragazze. Comunque, o anche quelli. Mi serve il tuo aiuto. Vuoi far sembrare che questi due siano morti in una sparatoria fra bande? Ho un paio di faccende in sospeso da sistemare. Beh, mi devi un po' di favori. Non ti devo proprio niente. Dammi un Wow. esplosivo che possa trasportare. Ok. I due pacchetti regalo sono i souvenir di una missione in Gabon. Dovevi vedere come hanno provato a farmi fuori quegli stronzi. Guidavo una di quelle auto enormi, anni 70, dei tempi in cui gli incidenti in automobile erano bottarelle da niente, cazzo. Andiamo. Sì, beh. Ecco che saltano fuori questi geni, convinti di buttarmi fuori strada con uno di quei macinini in plastica biodegradabile. Ma all'impatto si sente uno strano ping! E finiscono contro un furgone parcheggiato. Ottimo. Grazie. Huh. Ecco cosa ho per te. Una bomba adesiva. Visto? Sì. Si appiccica. Forte, eh? Insomma, quei due idioti stanno lì a piangere e lamentarsi. Sono tutti storditi e non so se ridere o incazzarmi. Alla fine tiro fuori la mia 45 e piazzo un paio di pallottole in faccia a quei due cazzoni. Se ne Guarda, vanta questa è la poi, roba. eh. Ci pensi tu a tutto? Non se ne parla. Potremmo fare così. Esatto. Sì, come un giro di prova. Che ne dite, amici? Un giro di prova? No, Jordi, non mi serve un giro di prova. aspetta che mi allontano un po'. Jordi! Quindi. Non invitato. Atto 2. Allora, IED. Me li prendo. Grazie, grazie. Prendiamoci tanti IED. Gli IED sono bombe adesive detonate a distanza. Seleziona un IED nella ruota delle armi, tieni premuto G per mirare e rilascia per lanciare. Premi spazio per annullare il lancio, tieni premuto Q per farlo esplodere. Raccogli gli IED non utilizzati premendo S. Grazie mille. Quindi, no, aspetta. Mi sono leggermente scordato i comandi, raga, perché è da parecchio tempo che non gioco a Watch Dogs, come avevo già detto. Come si apriva la ruota delle armi? Mi sono scordato. Sì, ok, tab. Poi, granata no, IED, eccolo qua. Fai saltare il furgone con un IED. No, allora. Cazzo fai, Aiden? Madonna, regà, i tasti, guarda. Allora. Ok. E l'abbiamo posizionato. E fin qui ci siamo. Poi. Dobbiamo allontanarci, ovviamente. Perché non vogliamo rimanere vicini al furgone quando salterà in aria. Tiriamo fuori il nostro smartphone super potente, super cazzuto. Andiamo qui sopra. Yes. Mettiamoci qua dietro. Ok, i ripari me li ricordo. E poi. LOL. A posto. Neanche le stelline ci sono apparse dalla polizia. Fai da te. Vedi tutorial completo. Per costruire strumenti, tieni premuto E per aprire la ruota delle armi. Premi E per costruire lo strumento selezionato. Indica i componenti mancanti. Trova i componenti mancanti nei banchi dei pegni nelle farmacie. Hackerando i civili. Sì, vabbè. Sta roba la sapevo. Oh, che cazzo succede? Ok. A mio parere, Aiden non si sta comportando molto bene con il suo amico, eh. Cioè, qualche favorino glielo potremmo anche fare, visto che lui. Ah, Amici, è qui che gli uomini di Iraq lo ammazzeranno. sì? No! Vabbè. Ok. Prendo un'imboscata e li faccio fuggire. Iraq lo verrà a sapere ben presto terrà rispetto. E poi sarà mio. Ok.
Quindi vulnerabilità rilevata. Cancello. Chiariamo, entriamo qua dentro. Abbandonata. Ci saranno telecamere di sicurezza. Sì, trova il video della security per pianificare, non ho letto. E usiamo. Ok, non ho capito che stiamo ben facendo. Per, non sei saltato in aria? Ancora no. Sto cercando di scoprire dove si radunano, così posso organizzargli una bella sorpresa. Trappole, bello. Sì. E dove cazzo sarebbero? Ah, sì, prepara un'imboscata. Che cazzo devo fare? Devo posizionare le bombe lì? Penso di sì. Una bomba qua, una bomba. Probabile posizione di una guardia. Ok. Un'altra bomba qua. Un'altra qua. Sì. Provengono da entrambi i lati. Possibile parcheggio. No, sì, dobbiamo piazzare le bombe e poi dobbiamo trovare una posizione favorevole. Quante bombe ci abbiamo? Ancora 3, quindi 3 2 1. Qualcuno parcheggia sempre qui. Sì. C'è ancora tempo. C'è ancora tempo per fare cosa? Allora, gli ED li abbiamo consumati. Gemcom non ci serve. Scansione CTOS. Granate ci possono servire per dopo. A posto. E poi dobbiamo metterci in una posizione favorevole, se ho capito bene, vero regà? Yes. Quindi non ho tempo per craftare altri cosi, come si chiamano, altri IED là, come cazzo si chiamano, le bombe, insomma, quelle che si appiccicano. Quindi per il momento me ne rimango qua. Hackerò questa telecamera, così possiamo far saltare bene in aria tutte le fottute bombe. Sì, dai. Contro i sicari del... Arrivano i Viceroys, trova una posizione favorevole. Sì, già trovata. Certo, anche quella posizione sarebbe stata un po' favorevole, però. Eccoli che sono arrivati. Boom! Yeah! Boom! Yes, spero che sta canzone non sia protetta da copyright, che sennò sono cazzi amari. No. Wow. No, tu non sei, non te ne sei accorto di niente, perfetto. Ok, si va con le armi, regà, decisamente. Mori. Ma che cazzo? E mori. Yeah, musica da gangsta. No, tu vaffanculo. Dalla, yeah. Ma tu cazzo stai a... No, ma io scherzo. Ma sì, vabbè, dai. Ma raga, è leggermente impossibile, cioè. Ma pure io, coglione, mi sono scordato da prendere il mitra, comunque. Allora, ripiazziamo le bombe.
C'è ancora tempo. Ecco che arrivano. Allora, sto giro mi metto qua. Penso sia una posizione leggermente più favorevole. Sto giro però mi metto il mitra leggermente più figo. Wow, lì per sbaglio non ci ho piazzato la bomba. Vabbè, ce la metto adesso. Ma stai zitto. Faccio salta in aria. No, allora. Mori. E ecco che riparte la canzoncina. Che devo dire mi piace. Boom. Ok, fatto fuori. Beh, mettiamoci questo che secondo me è un po' meglio. Aia. Quanto cazzo fanno male sti colpi. Oh, abbiamo problemi. Bisogna concentrarsi. Scusate se parlo poco, regà, ma... Cazzo, come potete vedere sti stronzi te sbucano da ovunque. No, 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 non di nuovo, non di nuovo. Madonna cara, non di nuovo. Ok, regari, eccoci qua. Speriamo che sto giro non cagano il cazzo. Io quasi quasi mi metto qua. No, no, tu non ti accorgi di niente. Entriamo in quella telecamera, che è più faiga. E facciamo saltare quella bomba. Yeah. Mori. Mori. Loro non sanno ancora dove sono, regà. Cioè dove sto io. Oh, wow, wow. Ora quanti cazzo so. Damn it, come direbbe qualcuno. God damn it. Ok. Minghie, hanno chiamato i rinforzi. Mori. No, 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 no. No, no, ecco, ecco che risuccede quello che stava a succedere prima. Mettiamoci sto mitra, mettiamoci sto mitra. Vaffanculo, non ci ammazzare. E mori, Dio Cristo. No, 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 no. E vaffanculo, perfetto, uno l'abbiamo fatto fuori. Ok, perfetto, sono finiti. Magnifico. Elimina gli uomini di Iraq. Fatti fuori. Raccogliamo un po' di roba che hanno lasciato. Ah, che era il telefono per intercettare la chiamata. Quale telefono? Ah, ok. Ora i tuoi amici non possono rispondere. Sono morti. Che cazzo? Ehi, qualcuno è vivo? Nessuno? Andiamo, dai. No, non è vivo nessuno. Vai, vai a informare Bad Bug o chiunque sia. Parlerà con i rap. Bad Bug è bello. Sì? Ah, neutralizziamo. Dobbiamo neutralizzarlo. Perfetto. Chiamoci sta moto e inseguimolo, regà. E parte l'inseguimento, attenzione. Qui ci serve la telecronaca di uno di quello che fa. Oh, che cazzo succede?
No! Che bruttezza! Cioè, si è ribaltata la moto, regà. Il bersaglio sta fuggendo, sì, vabbè, ma dai, non è possibile. Guarda, ci siamo andati, dovuti andare in fognà. Dai, dai, riprendilo, riprendilo, madonna cara, riprendilo. Sì, ciao, ormai sta troppo fuori. Ma porca troia. Ok, ragazzi, eccoci di nuovo qua. Scusate se sto fallendo miseramente con tutte ste missioni, ma è veramente da tanto, tanto tempo che non gioco a Watch Dogs, come ho già detto. E non vorrei, insomma... Sembra un handicappato, ma... vaffanculo, vedete, mi sono scordato i comandi, poi la guida è una merda. In sto gioco. Vaffanculo, sto fallendo 800 miliardi di volte una sola missione. Sì, il bersaglio sta fuggendo, ma sto giro penso di recuperarlo. Ma guarda, le ultime parole famose. Ah, ecco, sì, l'ho recuperato. Eh sì, vabbè, dai, dai, guarda che cazzo di guida. Ma questa è fisica? Ma questa la chiami fisica realistica? No, veramente. Vabbè, proseguiamo qua sui binari. No, 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 no. Dai che ci sta venendo incontro. Dai che ci sta venendo incontro. Ok, l'abbiamo quasi riuscito a fermare. No, no, no. Ok, almeno gli stiamo dietro, regà. Avrei voluto prendere quella macchina lì nell'angolo, però non ci abbiamo tempo. Sarebbe stata una macchina leggermente più veloce di sto catorcio. Dai. Sto cazzo te ci vuole a morire. Oh, e mori. Adesso. No, 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 no. Vedi, neutralizziamo alla vecchia maniera. Con due manganellate nel muso. Oh cazzo, sta per esplodere la macchina. Ok, quindi ora dobbiamo tornare da Bad Bug, a quanto ho capito. Dai, via dalle palle. Questi cazzi, ora è la mia. E dirigiamoci da Bad Bug, da quanto ho capito, no? Sì, è parecchio lontanino, però abbiamo una macchina, dai, regà, che sa stare al passo, insomma, di queste... di queste... che cazzo dico, sa stare al passo. È una macchina veloce, quindi ci mettiamo relativamente poco. Quindi non so a che punto stiamo della storia, regà. Non mi ricordo sinceramente a che punto stiamo. Mi ricordo che avevamo superato la metà, ma non mi ricordo il preciso punto, cioè la percentuale proprio della storia. Ecco qua, e tanto per cambiare, ragazzi, sto registrando con Fraps questo video perché Shadowplay per qualche oscuro motivo non voleva registrare. No, e dai, madonna cara. Mamma mia. Oh, vabbè, almeno ci fa ripartire da qua, dai. Non ci famo vedere. Vai qui dietro. Perfetto. Ehi, vieni sul retro, così possiamo parlare. Chi è che deve andare sul retro? Non è primo strappo, la città è piena. Vai, andiamo qui dietro, perfetto. Dobbiamo agire in maniera un po' stealth. Chiama Bad Bug. Ok, chiamiamolo. Cugino di Iraq, sospettato di omicidio. Pronto? Chi eri agganciato? Che cazzo vuoi? Anzi, che cazzo sei? Un altro giocatore? Ho un lavoro per te.
Ma non è roba per Tyron. È un lavoro per Deadbug. Ti chiamo io. Ma che succede? Dai però! Ma che cazzo? Qualcuno mi sta cercando. Sono tutti morti. Devi farmi uscire di qui. Tu ti sei fottuto il cervello. Che cazzo dici? Un fantasma. No, fermi, aspettate. Ma che cazzo succede? Perché stanno a scappare? Chiama Bedbug. Hacker al terminale per visualizzare il ricatto di Bedbug. Qual è il terminale? Ah, eccolo là. Che dici di Iraq? No, fermati! Non pensare, Iraq, pensa a me. No, e sembra che ora il club non si fidi più di Iraq. Bene. Wow, ecco che parte la cutscene, regà. Ma che vuoi? Sarai i miei occhi e le mie orecchie nel rosso. No, te lo scordi, Iraq mi ucciderà! Ma sì, cosa farebbe se gli mandassi questa roba? Vuoi vedere altro? No, ti prego, cancellala, ti prego! Bene, tu fai il bravo bambino, e io lo farò. Ti chiamo io. E abbiamo incastrato Bedbug. Yes. Bene. Non invitato, atto 2. Missione completata. Sì, siamo all'atto 2, regà. Canzone Cream. Ah, vabbè, abbiamo sbloccato una canzone, sti cazzi. Atto 2, 9 missioni su 15. Ok. Se c'è qualche altra missioncina secondaria da fare, la andremo subito a fare. Sistema CTOS, qua da ste parti non c'è. Dai, andiamo a questo, dai. Sì, intanto chiamiamo. Ma pianti di chiamarmi, sì o no? Così mi fai ammazzare! Dimmi come arrivare a Iraq. Non puoi avvicinarti a lui, chiaro? Scordatelo, non esce mai. Risposta sbagliata. Aspetta. All'asta! Sarà all'asta di Queen! Che tipo d'asta? Privata, insomma, non è un'asta normale, e ha inviti. Procuramene uno. E mi dici come faccio? Va bene. Andiamo io. Sta pronto. Aia. Per leggere le cose sono andato a sbatte come un coglione, regà. Bedbug mi aiuta e aspetta che lo chiami. Parliamo del tesserino elettronico di Iraq. Ci serve per entrare. È un tag RFID. Possiamo clonarlo, ma devi avvicinarti molto. Bedbug dice che Iraq è un'asta. Proviamo. L'asta, sì. Ti ricordi della valigetta di Iraq? Sì. Come scordarla? L'ho usata per attraversare un cranio. Sì, mi ricordo. Ha detto che conteneva la lista degli invitati. Beh, ringraziami pure perché ho deciso di tracciarlo. Fammi controllare. Ottima pensata. Se prendiamo la valigetta, puoi cercarmi un nome sulla rete, uno che possa usare. È quello che volevo fare. Ti mando le coordinate della valigetta. Ok, quindi ci stiamo mettendo proprio. Stiamo sfruttando ogni piccola cazzata per cercare di rintracciare questo Iraq, che molto probabilmente sarà il boss finale di Watch Dogs. Io già mi immagino la missione. Di la missione finale di Watch Dogs, quante cazzo di volte la fallirò? No, non mi interessa, grazie. Il blackout del 2003 è stato un pertinuto. Le infrastrutture vitali devono trovarsi in una zona demilitarizzata. 11 persone su 8, perché la città non è sotto controllo. Un hacker ha svelato una falla nella rete elettrica. Raymond Cumming è un eroe, non un criminale. Il CTOS di Chicago è vulnerabile. I cittadini sono vulnerabili. Riprendiamo il controllo. Riprendiamo il controllo. E se blocca, vabbè. Intanto sblocchiamo questa antenna CTOS. Ma ti levi dal cazzo. Ok. Saliamo qua sopra, magnifico.
si trova su questo livello, cioè su questo piano. Eccola qua, antenna CTOS. Perfetto. Molto easy. E abbiamo sbloccato anche questo quartiere, raga. Yes. Ok. Contenuto area sbloccato. Sì, questo territorio. Poi quest'altro territorio, questa striscia di territorio la dovremo sbloccare in seguito andando a cosare sto coso. Comunque, raga, io direi che per questo episodio è tutto. Spero che come al solito vi sia piaciuto. 9 su 13 antenne CTOS, le stiamo sbloccando quasi tutte. Quindi, se vi è piaciuto questo episodio, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Commentate qui sotto se volete altri episodi, ma ormai sta cosa che dico è diventata una cazzata, anche perché mi devo sbrigare a finire sto gioco, come ho già detto in praticamente ogni episodio di Watch Dogs. Sta serie mi devo sbrigare a finirla. E niente, l'iscrizione al canale è sempre ben accettata. E raga, noi ci becchiamo al prossimo episodio di Watch Dogs. Bella a tutti.